Amen, alleluia, il Signore benedica tutti quanti voi, carissimi. Siamo qua nel centro di Milano. Gloria a Dio, guardate qua quante anime che hanno bisogno di ascoltare il Vangelo, perché Gesù ha detto: andate per tutto il mondo, annunciate il mio Vangelo ad ogni creatura. Oggi noi siamo qua a compiere questa missione che il Signore ci ha dato. Perciò, fratelli, usciamo fuori e predichiamo il Vangelo in ogni luogo, gloria a Dio, perché le anime hanno bisogno di ascoltare il potente messaggio di Gesù Cristo. Alleluia. Oh, rete me che shata. Oh, gloria a Dio, amen. Siamo qua nel centro di Milano, carissimi. Per la gloria di Dio, pregate per noi che il Signore ci guida. Abbiamo bisogno dell'unzione, amen. Alleluia. Gesù Cristo disse nel Vangelo di Giovanni: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cari di Milano, siamo qua a predicare, a lasciarvi un messaggio della Bibbia, il messaggio dell'amore di Dio che cambia i cuori, il messaggio del pentimento che Dio rivolge agli uomini. Gesù ha detto anche nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, Gesù ha detto: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Alleluia. Gloria a tuo nome, Gesù. Vada a messa della domenica, ce l'hai un cuore puro? Ce l'avete un cuore puro, cari? Gesù ha detto: beati puri di cuore. Tu hai bisogno di avere un cuore puro. Tu hai bisogno, alleluia, di avere un cuore puro per un giorno entrare alla presenza di Dio. Perché chi non ha un cuore puro è contaminato dal peccato. Alleluia. Gesù ha detto: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Alleluia, credi Gesù Cristo. Gloria a tuo nome, Gesù. Comunque cerco sempre Gesù. Comunque ascolta il messaggio, ascolta il messaggio. Gesù Cristo, pari, è il vero Dio. Ascolta il messaggio. Gesù Cristo è il figlio di Dio. Alleluia. Anche se tante persone dicono che Gesù non è il figlio di Dio, la Bibbia dice che Gesù Cristo, Dio ti amo, è il figlio di Dio. Ascolta la parola del Signore, la salvezza. Leggi la parola di Dio. È l'agnello di Dio. Anche se tanti persone dicono: ma Gesù è, lui mi dà forza a me. Amen. Coraggio, guarigione, davvero sono con me. Bravo. Le strade sono più aperte. Con me. Bravo, bravo, bravo. Versetto 16. Lui mi fa camminare. Bravo, è Dio che ti fa. Mi fa camminare lui. Bravo, bravo. I soldi non sono niente. I soldi sono le strade, il diavolo se li mangia a questa gente, perché bevono sempre, si drogano sempre. E Dio dice: no. Perché la droga diventa di altro. Abbia la vita eterna, gloria a tuo nome. E dico, pace, fratello, alleluia. Pace, pace. Cristo è il figlio di Dio. Non negare questo. Se tu neghi questo, perirai. Se tu neghi che Gesù, alleluia, è il figlio di Dio, non è il figlio di Dio, perirai. Andrai in perdizione. Alleluia. Gloria a tuo nome, Gesù. Se tu neghi Gesù Cristo, ti perderai.
se tu neghi il figlio di Dio, la tua anima si perderà. Gloria a tuo nome, Gesù. Alleluia. Basta con il cattolicesimo corrotto, seguite il Vangelo, gloria a Dio. Basta con le menzogne, basta col purgatorio, non esiste. La Bibbia non parla del purgatorio. Alleluia. La Bibbia non parla del purgatorio, cari. Tu dici, io posso commettere il peccato quanto voglio, ma poi quando muoio qualcuno pregherà per me. È una menzogna. Alleluia. La Bibbia non parla del purgatorio. La Bibbia parla che quando un uomo muore peccatore, va subito in giudizio. È scritto nella lettera. Gloria a tuo nome, perciò Gesù. Siete in tempi a pentirvi. Siete in tempi a dire: Gesù, abbi pietà di me. Sei in tempo a dire: Gesù, io ti accetto come il mio personale salvatore. Sei in tempo a dire: Gesù, entra nel mio cuore, io ho bisogno di te. Sai cosa farà Gesù Cristo? Toglierà il cuore di pietra che hai e metterà... Alleluia! Oh, e questo è il messaggio. Gesù Cristo credi vuole darti un cuore di carne. Gesù Cristo vuole darti un cuore di carne. Vuole togliere il cuore malvagio. Gesù Cristo vuole darti un cuore. Alleluia. Di Gesù Cristo vuole farti una nuova creatura, perché è scritto nel Vangelo: quando uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate tutte nuove. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Gesù vuole cambiare il tuo cuore. Amen. Gesù Cristo vuole farti una nuova creatura. Gesù Cristo vuole togliere il peccato, le tenebre che hai nel cuore. Gesù Cristo vuole liberarti dai vizi. Gesù Cristo vuole darti una nuova vita attraverso il pentimento. Gloria a tuo nome, Gesù. Se un uomo non si pente, purtroppo perirà. Alleluia. Gesù ha detto nel Vangelo di Matteo, capitolo 4, versetto 17, prendete nota, cari, se avete la Bibbia. Gloria a tuo nome, Gesù. Nota. Alleluia. 4, versetto 17, Gesù ha detto: ravvedetevi e convertitevi. Alleluia, perché il regno dei cieli è vicino. Questa è stata la prima predicazione di Gesù Cristo. Gloria a tuo nome, Signore. Ravvedetevi. Alleluia. Signore, tocca il cuore di queste anime, Padre. È vicino. Alleluia, cari, siamo verso la fine. Il regno di Dio è vicino. Questo mondo sta andando verso una fine. Di giorno in giorno questo mondo sta andando verso una fine. Quando ti penti del tuo peccato, quando chiedi perdono a Dio, quel giorno puoi chiedere perdono. Quel giorno. Gloria a tuo nome, Gesù. Io devo fare la scuola, io devo lavorare. Gloria a tuo nome, Gesù. Vai via da me. Alleluia. In quel giorno Gesù te lo dirà: vai via da me, maledetto. Alleluia, è la verità, cari. Anche se è duro dirlo, è la verità. Gloria a tuo nome, Gesù. Il duro non volete ascoltarlo. Il prete non predica questo. Il sacerdote non predica questo. I papi non predicano questo. Alleluia. Ma grazie a Dio che c'è qualcuno che lo predica. Un giovane che Gesù mi ha scelto. Io vivevo nelle tenebre. Alleluia. Del peccato. Avevo le tenebre nel mio cuore, ma Gesù Cristo mi ha scelto. Gesù Cristo, alleluia, mi ha scelto, cari. Io non mi immaginavo. Alleluia, che peccato. Gloria a tuo nome, Signore. Io che ero un delinquente, cari. Alleluia. Oggi predico l'amore di Dio. Oggi predico il messaggio dell'Evangelo. Io che ero schiavi dei peccati, ma Gesù Cristo mi ha liberato.